Thank you Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento di Kafka sulla spiaggia, la rassegna stampa dai lidi del Tarantino ideata dalla redazione di Cosmopolis Media. Oggi, venerdì 19 luglio, siamo nuovamente ospiti della struttura Calais a Castellaneta Marina e l'ospite che commenterà con me i fatti di giornata è il presidente dell'autorità portuale di Taranto, il dottor Sergio Prete. Buongiorno a tutti. Partiamo come consuetudine con la lettura dei giornali nazionali e con il Corriere della Sera che apre ancora una volta con una notizia di carattere politico, governo, tensioni e minacce di crisi. Di Maio colpiti alle spalle da offese, ma con Matteo il riferimento è chiaramente all'altro vicepremier Salvini, la soluzione si trova. I timori del Quirinare sulla manovra finanziaria. Salvini persa la fiducia anche personale poi si corregge. Commissario dell'Unione Europea Giorgetti rinuncia. È un pezzo uh, lato sinistro della prima pagina del Corriere della Sera, un fondo a firma del politologo Massimo Franco il paese viene prima. La lettura del quotidiano di via Solferino, nelle pagine interne, torna sui temi, ripeto, della politica. È un'intervista del vicepremier Salvini è finita la fiducia anche personale. Poi Salvini si corregge, leghista attacca in serata, spiega Di Maio. È persona per bene. Lo scenario. Se prevalessero no, non ci sono altri governi possibili, in quel caso l'unica strada è il voto. E poi, sui temi dell'Europa e della costruzione della nuova Commissione europea, su di me insulti. Io avrei danneggiato l'Italia e loro. Passando con Merkel e Macron, il tema è quello della nomina di un commissario che spetterebbe all'Italia. In un primo momento si era fatto il nome del leghista Giorgetti. Dopo le vicende legate ai presunti finanziamenti che sarebbero arrivati dalla Russia proprio al partito leghista, viene meno la candidatura del candidato della Lega. Continuando con la lettura del quotidiano Il Corriere della Sera. L'altro vicepremier di Maio furioso con l'alleato ora mi deve chiedere scusa. Voleva sviare dal caso Russia, poi frena con lui la soluzione si trova. Questa è la lettura delle più importanti notizie del Corriere della Sera. La repunto Genio Scalfari, invece apre con la crisi che c'è, quella insomma tra Movimento 5 Stelle e Lega, ma non si dice. Lega, Movimento 5 Stelle, mai così lontani. Salvini, per saltare incontro con Mattarella, poi apre su Moscopoli. Presso Parlamento, PD diso sulla mozione anti vicepremier premier Nuovo parte i negoziati russi di Savoini. Proseguì, il banchiere Verdoia, Maran, Meran, ha trattato per noi fino a dicembre. È il punto di Stefano Folli, più dramma che commedia. Eh, Presidente, un piccolo commento su quanto... Sta avvenendo nella compagine di governo, diciamo che le tra i due partiti che costituiscono l'asse governativo, ossia Movimento 5 Stelle e Lega, ci sono sempre stati negli ultimi giorni. però a fronte anche di questi fatti che riguarderebbero un presunto finanziamento ricevuto dal partito della Lega da parte di un paese straniero come la Russia, sta acuendo maggiormente le distanze che esistono tra i due partner di governo. Sì, beh, diciamo che, comunque, in questi mesi. Eh, ci sono state varie situazioni di fibrillazione tra i due partiti eh, che sono attualmente al governo. Poi si è trovata sempre, come posso dire, una quadratura eh, anche eh, nell'interesse del paese. Eh, ora, chiaramente, a prescindere da ogni valutazione di natura eh, politica, però quello che, che manca all'Italia... Uh, un po' uh, negli ultimi anni e che dall'estero quando noi uh, viaggiamo per missioni istituzionali viene rimarcato un po' anche una uh, non continuità uh, da parte uh, istituzionale centrale che sicuramente uh, agevola uh, determinati rapporti o il consolidamento su progetti di lungo respiro. Quindi, Uh, vediamo cosa accade nei, nei prossimi giorni perché c'è credo una prima scadenza immediata uh, nel giro di un paio di giorni, e poi uh, altrimenti vorrà dire che le cose saranno in qualche modo ricomposte sempre sul quotidiano La Repubblica c'è un'intervista concessa dall'ex Premier Mario Monti. Monti Politica estera stura travolta dal governo, così l'Italia si fa male e ancora l'economista Salvini non può andare in Russia e blandire gli avversari dell'Europa. È un'azione gravissima contro l'Italia e l'Unione Europea. La nostra agenda europea ha due punti: prendetevi gli immigrati e non rompete le scatole i conti, ma ci servono alleanze, non parole. Queste le dichiarazioni dell'ex premier Mario Monti e poi, sempre continuando con la lettura del quotidiano La Repubblica, in primo piano la vicenda del presidente della RAI Marcello Foa, quel filo russo e un po' elvetico tra la RAI di FOA e il potere salviniano. La sua nomina a Viale Mazzini è finora la più importante fatta dal leader reghista che punta tutto sulla comunicazione. Un lungo approfondimento a firma di Gad Lerner. Questa era la lettura del quotidiano La Repubblica. Il Messaggero, il Quotidiano di Roma, apre anch'esso con le notizie di carattere politiche della politica in strappo di Salvini, venti di crisi. Il vice premier deserta, deserta il Consiglio dei Ministri di oggi finita la fiducia anche personale con Conte e Movimento 5 Stelle. Poi frena attendo qualche sì Giorgetti da Mattarella, rinuncio a correre da Commissario dell'Unione Europea. Di spalla un pezzo dell'ex magistrato Carlo Nordio. Quale giustizia troverebbe oggi Sciascia? E poi una fotonotizia nel taglio medio della prima pagina del Messaggero, la morte l'addio a De Crescenzo, ingegnere filosofo da best-seller. Così salutò Bellavista. Passiamo alla lettura dei quotidiani invece eh, locali e partiamo con il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione pugliese. La fogna in mare, De Caro sapeva dei lavori. Lo stoppa ai bagni, il presidente di AQP Simone di Canio a Brescia risponde alle critiche dopo lo sversamento in acqua. Un articolo di Spalla, firma del professor Silvio Suppa: Se la Puglia perde l'agricoltura, non è una questione di nomi. E nelle pagine interne del Corriere della Sera questa notizia in primo piano il caso Monopoli assenteismo in ospedale arrestati anche i medici facevano timbrare pure al parcheggiatore durissime le considerazioni del governatore Michele Emiliano il governatore annuncia sanzioni linea dura da parte del governatore saranno licenziati la ricchia il consigliere regionale del movimento 5 stelle solo parole sempre il Corriere del mezzogiorno nelle pagine interne c'è questo riferimento alla scambio e reciprocità. La Procura di Milano ora scagiona Bellomo. I PM chiedono l'archiviazione per l'ex giudice per il dress code ai domiciliari a Bari. Questo era il Corriere del Mezzogiorno nell'edizione di oggi. Per quanto riguarda invece l'edizione pugliese della Repubblica, apre sempre con l'inchiesta che riguarda: L'ospedale uh, Nosocomio di uh, Monopoli, anche se i primari fra i 13 assenteisti arrestati in ospedale. A Monopoli 46 fra medici, infermieri e operatori coinvolti nello scandalo. C'era chi affidava il suo badge al parcheggiatore abusivo. Presidente, continuano queste storie di cattiva sanità, ma io direi anche di un approccio culturale sbagliato nei confronti dell'attività lavorativa e poi dell'attività lavorativa prestata soprattutto presso pubbliche amministrazioni? Sì, quello che più lascia perplessi è il fatto, il contesto anche in cui in questo momento ci troviamo, cioè in un momento in cui eh, il lavoro è agognato da, da tante persone, chi ha la fortuna di averlo dovrebbe tenerselo stretto e dovrebbe sicuramente ancor di più nell'ambito della pubblica amministrazione eh, essere particolarmente rispettoso di questo privilegio. Quindi comprendere che anche un servizio in favore della collettività, quindi cercare di evitare questi comportamenti che sono sicuramente deplorevoli e che non possono essere tollerati. La Gazzetta Zogiorno, la sua edizione tarantina, apre invece su fatti di cronaca e sui funerali che si sono tenuti ieri nel comune di Fragagnano per la morte dell'operaio eh, Mimmo Massaro. Ieri a Fragagnano, l'ultimo saluto di Mimmo Massaro, quarto spoggente non utilizzabile: ArcelorMittal starebbe pensando al Molo in concessione a Caramia. Monsignor Santoro, ai funerali del Gruista, grave l'assenza eh, del governo. Una notizia nel taglio medio della prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, quando la bellezza fa rima con Monnezza, una delle eh, dee greche in gesso abbandonata davanti ai cassonetti smaltita tra gli ingombranti, questa notizia che arriva dalla città di Taranto e che riguarda un ennesimo scempio di uno degli diciamo, aspetti più importanti che sarebbero quello della conservazione dei nostri monumenti. E poi nelle pagine interne la nomina del nuovo presidente di Confindustria che si è tenuta ieri durante un'assemblea presso la Camera di Commercio, Confindustria, Marinaro presidente, una squadra nuova. Questi vertici, presidente Paolo Campagna, Pirulli, Salvatore Toma, Michele Viglianisi, Antonio Lenoci. Futuro e grande industria, Marinaro, dobbiamo riaffermare il sacrosanto diritto delle nostre aziende a lavorare ai processi di risanamento eh, del eh, territorio. Continuando con la lettura del diciamo, Gazzetta del Mezzogiorno, c'è una notizia che riguarda direttamente anche il nostro ospite di giornata. Molo polisettoriale Via Libera a Ilport. Decisione nel merito sulla concessione del molo. Il TAR respinge il ricorso di Southgate. Una buona notizia, credo, questa, Presidente, perché accelera quel processo di concessione ai nuovi. Diciamo, i nuovi terminalisti di, ilport, di una delle infrastrutture più importanti del nostro territorio sulla quale si poggia anche una volontà di riscatto dell'economia ionica. Sì, eh, Siamo chiaramente soddisfatti del risultato e credo che eh, l'opinione pubblica comprenderà che questo era uno dei motivi anche un po' del rallentamento eh, della procedura di rilascio della concessione, evidente che il futuro concessionario eh, in qualche modo per quanto questo non rappresentasse un ostacolo giuridico ma eh, voleva eh, che eh, fosse sgombrato ogni dubbio sulla legittimità eh, dell'avidamento quindi la sentenza depositata ieri eh, fa piena luce nel senso che eh, è abbastanza tranciante anche dal punto di vista procedurale eh, per cui eh, sicuramente questo è uno degli ultimi elementi di Panati che porteranno nei prossimi giorni ormai alla sottoscrizione dell'atto di concessione e quindi poi eh, dopo brevi eh, interventi di riqualificazione e anche di organizzazione, perché ricordiamoci che poi la nuova società dovrà dotarsi anche del personale eh, per svolgere l'attività, eh, in autunno sicuramente prenderà via eh, l'operatività del terminal anche se gradualmente chiaramente ecco è prevista la presenza mh, nei prossimi giorni o nelle prossime settimane anche dei nuovi terminalisti qui a Taranto per esplicitare quello che sarà il nuovo piano industriale sì noi chiaramente in occasione della sottoscrizione dell'atto di concessione eh, chiaramente vorremmo organizzare un evento eh, per presentare la società eh, eh, e per dare eh, i primi dettagli anche di quella che è l'attività che la società intende svolgere a Taranto, che è appunto è un'attività che non si lega esclusivamente eh, all'ambito portuale, ma che eh, fortunatamente vuole eh, espandersi anche nell'ambito retroportuale della logistica, eh, chiaramente contribuendo da un lato eh, a ehm, dare un, un apporto positivo All'imprenditoria che utilizza le modalità di import-export e quindi potendo utilizzare il porto di Taranto con un risparmio di spesa considerevole rispetto ad altri porti del Mezzogiorno italiani, e poi sicuramente diventa fondamentale e strategica la presenza dell'operatore terminalista per l'avvio della zona economica speciale, che chiaramente con lui può avere una potenzialità molto più importante che con diciamo senza nessun operatore nel terminal contenitorio o un operatore invece di, di livello inferiore la gazzetta del mezzogiorno nella pagina sportiva una notizia che farà sicuramente contenti i tanti tifosi del taranto calcio marino colpo under il taranto scommette sul prodotto del napoli quindi la squadra del presidente Giove si rafforza con questo ulteriore acquisto. Il club del centrocampista che ha giocato la UEPA, scelta strategica. Giorni decisivi invece per Wattara, Guaita e Matute. Quindi, una squadra che quest'anno si spera possa finalmente compiere il salto di categoria e passare tra i professionisti. Il quotidiano. Apre ancora con la vicenda del Porto di Taranto, Porto via libera per i turchi, dopo il no all'istanza cautelare chiesta dal Consorzio 7, arriva il pronunciamento nel merito, il Tarre spinge il ricorso a Ilport la concessione del molo polisettoriale, ne parlavamo prima con il Presidente, via libera per la concessione del molo polisettoriale a Ilport, così la sentenza pubblicata ieri che entra nel merito della valutazione che è stata compiuta da parte del tar e poi di spalla l'elezione del nuovo presidente di confindustria confindustria c'è cioè il nuovo presidente marinaro prende il posto di cesario posso approfittare di questa prego, occasione prego. per uh, formulare i miei più sinceri uh, auguri al presidente marinaro e anche al direttivo che è, è stato nominato uh, lo aspetta chiaramente un periodo e un lavoro particolarmente impegnativo, ma che potrà dare a lui e alla città grandi soddisfazioni. Nelle pagine interne del quotidiano una notizia che finisce con il riguardare anche la città di Taranto. Investimenti bloccati, cantieri fermi a Lecce Taranto otto i compiute. Il monitoraggio del Lancio dell'Associazione Nazionale dei Costruttori a brindisi ancora da ultimare tre lavori. E continuando con notizie di carattere economico relative allo sviluppo dei nostri territori, ne parlavamo prima con il Presidente. Scontro sulle zessa al nord, Puglia e polemica sulla possibile novità annunciata dal governo. I bandi in arrivo. L'assessore Boracina ha sottolineato che appena il decreto relativo all'istituzione della zessa adriatica sarà emanato, saranno emessi bandi per assegnare le aree disponibili. Opposizione. All'attacco, Dario Stefano del PD, la ZES al nord rappresenta un tradimento per il sud. L'ex deputato del PD, il tarantino Ludovico Vico, ha ricordato che le ZES sono nate come misure esclusivamente per il mezzogiorno. Quindi, questa polemica, presidente, sulla possibilità che vengano istituite anche queste ZES, che ricordiamo essere un acronimo di zone economiche speciali anche in aree del paese, parliamo del nord che diciamo, vivono una situazione sicuramente diversa dalle difficoltà e dalle sofferenze economiche che invece sono relative al Mezzogiorno d'Italia. Eh, diciamo che la nascita dell'iniziativa del ZES viene fuori prevalentemente da degli studi svolti da centri di ricerca prestigiosi come Simez ed SRM d'Intesa San Paolo e come strumento eh, per aumentare la competitività dei porti del Mezzogiorno che appunto si trovano uh, a doversi confrontare con porti di altre nazioni che sono già dotati di questi strumenti. C'era stata già una prima per nei confronti dei, degli altri porti italiani perché erano state istituite le ZLS, che eh, significa zone logistiche semplificate, che sostanzialmente avevano la stessa... Uh, struttura delle zone economiche speciali con la differenza che non era previsto il credito d'imposta. Uh, adesso si parla anche di un'apertura uh, di ZES nel nord Italia. Chiaramente eh, noi ragioniamo come sistema paese e, e quindi non possiamo in qualche modo uh, contrastare iniziative che vadano a beneficio di altri territori, ma uh, è evidente però che in questo modo uh, viene meno un po' quello che era la filosofia iniziale, cioè la scelta iniziale, uh, che eh, doveva servire un po' a dare uno slancio non solo ai porti del Mezzogiorno, ma chiaramente alle imprese e ai territori eh, e quindi riequilibrare un po' la situazione. Io credo che si troverà una situazione di compromesso che possa. Uh, in qualche modo aiutare uh, tutti o tenere tutti in qualche modo contenti. Sempre sulla pagina interna del quotidiano c'è l'intervento del segretario regionale della CISL, Fumarola, per risollevare il Sud. Dice la sindacalista, urgono politiche specifiche. Sindacati e politici commentano il check-up sul mezzogiorno presentato nei giorni scorsi da Confindustria. Il segretario regionale della CISI, i dati sembrano un bollettino da guerra, si intervenga subito. Il riferimento è allo studio redatto dall'altro di Confindustria, al centro studi per l'appunto di Confindustria, dove si fa riferimento ad un aumento della disoccupazione nel mezzogiorno d'Italia che non è mai stata così alta negli ultimi anni. Quindi diciamo notizie che non sono. Sicuramente positive e incoraggianti, ne parlavamo prima per qualche concerne il mezzogiorno. Continuando con la lettura del eh, quotidiano nella pagina relativa alla realtà ionica, la notizia che campeggia è quella appunto del eh, giudizio del TAR nel dispositivo Il Merito: Al TAR, l'ultimo via libera a il Porto, Molo Polisettoriale. Il Tribunale Amministrativo di Lecce ha ufficializzato le ragioni del no all'azione proposta respinto nel merito il ricorso presentato dal consorzio 7 che pagherà le spese eh, processuali e poi con il nostro ospite appunto una foto che lo ritrae assegnazione entro pochi giorni lo eh, ripeteva anche qui ai nostri microfoni il presidente prete sarà ufficializzato l'ingresso dei turchi che si spera possa rappresentare un elemento di novità importante per il nostro sistema economico Aree portuali, continua uh, la, uh, il quotidiano a interessarsi di vicende legate allo sviluppo economico, si cercano soluzioni e poi nessuno vuole più salire sulla gru. Chiaramente il riferimento è i fatti di Crona che ai funerali che si sono svolti ieri nel comune di Fragagnano, ipotesi alternative per l'approvvigionamento tar respinto il ricorso Codacons e le parole pronunciate dall'arcivescovo Santoro ieri nell'omelia officiata appunto nel comune Ionico, un vento malefico, dice Santoro, sembra vincere su quello delle rette intenzioni. Chiedo rispetto e giustizia per Mimo Massaro e per la sua famiglia e anche per tutti noi. Un monito pesante è quello dell'arcivescovo presidente ieri anche nei confronti di questo continuo rimpallo di responsabilità di fronte a incidenti di questo tipo che dovrebbero invece tenere bene in mente e al centro dell'azione il tema della sicurezza, soprattutto in una fabbrica di quelle dimensioni. Sì, la cosa un po' preoccupante e ha fatto bene Don Filippo a sottolinearla è un po' questa assenza di coesione che abbiamo sul nostro territorio purtroppo da un po' di anni e che in qualche modo vede una lacerazione e un contrasto non solo sociale, ma certe volte anche eh, istituzionale o eh, anche eh, nei, nei confronti dell'impresa o dell'impresa nei confronti delle istituzioni. E, e qui andrebbe in qualche modo eh, individuato e condiviso un percorso eh, che deve necessariamente portare a degli interventi drastici, urgenti e significativi eh, che possano garantire eh, non solo la sicurezza del lavoro. Eh, ecco, comunque... Presidente, chiedo scusa se eh. la interrompo nel mentre lei sta parlando, sì, scorrono sì, le immagini sì. Infatti, dei un, funerali di ieri pomeriggio alla... e della diretta alla... che la nostra sì. redazione... Cosmopolis appunto sì. ha dato purtroppo sono scene che avremmo voluto non, non rivedere il fatto che si, tra l'altro ci sia stata una duplicazione di un evento già accaduto pone particolari preoccupazioni eh, e, e per quanto legati ad eventi straordinari eh, occorre fare di più, eh, occorre investire eh, sulla sicurezza, sull'ambiente, sulla salute e sulla possibilità di avere delle industrie che siano eh, altamente tecnologiche e innovative eh, rispetto alla, alla loro, al loro ciclo produttivo, al loro ciclo operativo e che quindi siano parte integrante del territorio. Credo che eh, nonostante siano passati alcuni anni questo percorso di integrazione e di condivisione ancora sia molto lontano, mi auguro eh, che eh, anche questi fatti drammatici possano eh, in qualche modo rappresentare un monito e far sì che già da adesso e da questi giorni si trovi un'unità di eh, intenti affinché si possa procedere nel rispetto di tutti i principi eh, fondamentali della Carta Costituzionale e quindi che eh, Taranto possa diventare veramente un esempio a livello internazionale eh, per eh, l'equilibrio tra questi principi e, e, e che non accadano più questi fatti. Continuando sempre con la lettura del quotidiano c'è la notizia alla quale facevamo riferimento prima, ossia il passaggio di testimone nella Confindustria Ionica da Cesario a Marinaro eletto ieri nuovo presidente nel segno della continuità, conferme per i nomi dei 5 -7. e poi il messaggio del nuovo presidente degli industriali ionici basta con le speculazioni sulle morti e sui bambini minuto di silenzio in memoria dell'operaio nel taglio basso della pagina, invece, la vicenda legata ai terreni inquinati del nuovo San Cataldo, tema sul quale la nostra redazione è spesso tornata. Ieri, audizione nella Commissione Sanità della Regione del direttore del Dipartimento Prevenzione dell'ASL, Conversano. Conversano rassicura: nessuna contaminazione riscontrata. Galante, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, parzialmente rassicurati, ma vogliamo dati specifici prima che parta il cantiere. Bene, come consuetudine abbiamo terminato la lettura dei giornali, io però approfitterei della presenza del nostro ospite, anche prestigiosa, di quest'oggi per chiedergli. Nella accezione futura il porto di Taranto può diventare realmente un elemento di sviluppo economico, un moltiplicatore economico per questo territorio e la sua considerazione su questa polemica che si è scatenata anche nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, sulla possibilità che la nuova via della seta eh, tenga fuori appunto i porti del Mezzogiorno d'Italia, non soltanto Taranto che Gioia Tauro. Più volte abbiamo avuto modo anche di eh, dialogare su questo tema, lei stesso in trasmissione da noi ha specificato che la via della seta è un progetto in divenire e che quindi sarebbe forse più logico parlare con cognizioni di cause rispetto a progettualità di questo tipo. Ecco la sua posizione. Sì, dunque eh, la, la premessa è che noi siamo già particolarmente, particolarmente contenti eh, di eh, avere nei prossimi giorni la formalizzazione dell'atto di concessione in favore della società turca Ilport che è uno dei più importanti operatori al mondo del settore e quindi già questo ci rassicura eh, sulle prospettive di sviluppo dei contenitori e del porto di Taranto è evidente che eh, non può però eh, non eh, negarsi un interesse generale ad approfondire eh, il progetto della via della seta che ripeto oggi è un progetto uh, work in progress, ma che è evidente che possa uh, contribuire realmente uh, ad uno sviluppo territoriale importante, considerando che in qualche modo tutti uh, i geopolitici o uh, gli economisti guardano all'Asia come uh, in qualche modo il continente che in questo secolo uh, rappresenterà un po' il traino dell'economia mondiale sicuramente insieme all'Europa, sicuramente insieme agli Stati Uniti, ma l'Asia nel suo complesso eh, inizia a diventare un continente particolarmente rilevante dal punto di vista non solo economico, ma prevalentemente economico. Noi siamo abituati a, a guardare solo alla Cina, ma eh, se ragioniamo che eh, chiaramente in Asia ci sono stati eh, ed economie come il Giappone, come la Corea del Sud, come l'India come la Malesia che sta crescendo e come gli Emirati Arabi quindi voi mettete tutto insieme e considerate come l'Asia deve necessariamente essere un continente a cui bisogna guardare soprattutto dal punto di vista economico e detto questo quindi sappiamo che il governo sta lavorando per estendere la partecipazione delle, 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 delle iniziative e dei porti all'interno della via della Seta quello che noi un po' sottolineiamo anche come assoporti cioè come associazione dei porti italiani è che questa è una problematica per la verità che doveva essere gestita direttamente a livello comunitario visto tra l'altro che la comunità europea ha avviato una programmazione che sono i cosiddetti cor corridoi europei o reti TNT cioè quei corridoi che tendono a, un, eh, a uniformare e a unire tutti gli stati comunitari e a individuare anche quelle che sono le porte di accesso con eh, gli altri stati extraeuropei. Quindi l'ideale sarebbe trovare una soluzione di un progetto unitario tra la comunità europea e queste iniziative così importanti come la via della seta. Al momento questo non si sta facendo. L'Italia fa bene, a mio avviso, a muoversi. Da questo punto di vista perché anche eh, i paesi asiatici e la cina in particolare hanno compreso che per entrare nel mercato europeo probabilmente è più utile farlo dal sud e non eh, dal nord chiaramente noi scontiamo un gap eh, un po eh, rispetto ai porti del nord europa che pian piano siamo però eh, andando ad assottigliare, eh, quindi eh, noi siamo chiaramente interessati. Bisogna però eh, fare in modo, e so che da questo punto di vista sono partite le prime interlocuzioni. Questo sia un progetto, eh, come si dice, win-win, cioè che non debba essere solo ad esclusivo vantaggio della Cina ma deve essere un progetto che deve portare ad un accrescimento della realtà territoriale coinvolta e dello Stato che ospita questa iniziativa. Per cui eh, io non escludo che eh, nel prossimo futuro il porto di Taranto possa essere inserito in questo progetto, bisognerà vedere però anche con che modalità o, che, o che, per quali attività viene inserito nel progetto affinché esse possano, ripeto, portare un beneficio evidente alla, alla realtà territoriale. E far valere forse Presidente anche questa nostra forza, lo diceva lei prima, geopolitica di un porto che è completamente calato nel Mediterraneo e che quindi può rappresentare anche per quelli che sono i traffici eh, la dorsale meridionale di una certa idea anche di Occidente rispetto a un modello al quale lei spesso e giustamente fa riferimento nel nord Europa che è il porto di Rotterdam. Ringraziamo il Presidente Prete per aver commentato oggi i giornali e aver come dire, partecipato alla nostra rassegna stampa. Eh, ringraziamo anche il, lo stabilimento Calè per aver come dire, ospitato questa rassegna stampa. Io pregherei la regia anche di mandare in sovraimpressione quelli che saranno i prossimi appuntamenti che caratterizzeranno l'edizione 2019 di Capcas sulla spiaggia. Noi saremo la prossima settimana dal 22 al 26 di luglio a Lido La Capannina a Ginosa Marina, poi gli appuntamenti d'agosto. 29 luglio 2 agosto la Spiaggetta eh, Marina di Lizzano, dal 19 al 23 al Morrev, dal 26 al 30 allo Yachting Club di Taranto San Vito. È la prima settimana di settembre dal 2 al 6 al Lido San Michele, Viale del Tramonto, San Vito, Taranto. Io ringrazio la regia per aver reso possibile anche quest'oggi la realizzazione di questa puntata e ringrazio tutti coloro i quali hanno inteso seguire questa nostra rassegna stampa. Augurandovi a tutti un buon proseguimento di giornata. Io eh, appunto ringrazio eh, nuovamente il presidente. Grazie Brete, a voi e buongiorno oggi a tutti. Ha, diciamo, abbiamo chiesto al presidente anche di fare piuttosto presto una levataccia per essere nostro ospite. Buona giornata. Arrivederci.